Ciao ragazzi, sono Riccardo Castelli dal team di Blackstar Italia e sono qui per presentarvi un nuovissimo amplificatore di casa Blackstar. Si tratta della versione 3 della serie ID Core e rispetto alla versione precedente ha tantissime e nuove funzionalità e caratteristiche. Questa volta il team di Blackstar si è davvero superato perché ha messo sul mercato un amplificatore estremamente versatile, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un chitarrista moderno. Andiamo a vedere le novità più da vicino. La prima è dedicata al live stream. Oggi la musica si è spostata molto sull'online e questa è stata, secondo me, una bellissima intuizione. C'è un'uscita sul pannello centrale che va dritta nel nostro telefono, nell'uscita cuffia del nostro telefono, semplicemente utilizzando un cavo da 3,5 stereo mini jack. Davvero molto semplice, compatibile chiaramente con Android e Apple. La seconda novità è il PB1, che è un power bank dedicato, che ci consente di portare in giro e suonare il nostro ampli ovunque senza dover portare con noi ciabatte, corrente, alimentazioni, borse di prolunghe, eccetera. Davvero comodo. Inoltre, a proposito di comodità, dietro è stata installata una maniglia che ne consente, ne facilita il trasporto. Questa è la versione dell'ampli, è la 10 watt, molto leggera. C'è anche la 20 watt e la 40 watt. Anche loro molto leggere, ma leggermente più grandi. Adesso andiamo a vedere la vera grande novità, che è il nuovo software dedicato, Architect. Architect è scaricabile dal sito di Blackstar gratuitamente e è facilissimo utilizzarlo, basta semplicemente collegarlo al nostro ampli con un'uscita USB, semplicissimo. Vediamolo più da vicino, spero che vediate bene dalla camera. Abbiamo una sezione, la prima, dedicata al cuore, al centro del suono, quindi possiamo selezionare i canali. Possiamo controllare il gain, il volume, l'equalizzazione, quindi bassi, medi, alti e ESF control di Blackstar, che ci permette di avere un sound più americano, più inglese, resonance e presence. Sotto abbiamo la sezione dedicata agli effetti, chiaramente gestibile anche da qui a manuale, e abbiamo 5 pedalini selezionabili anche col cursore del mouse. Abbiamo un tuner, noise gate, modulazioni, delay e reverberi. Abbiamo quattro tipi di reverberi, quattro tipi di delay e quattro tipi di modulazioni. E tutti questi effetti sono in wide stereo. Davvero una gran figata, una bella novità. Poi abbiamo un'altra nuova caratteristica, è la selezione dei cab simulator. Abbiamo tantissime simulazioni di cassa qui, spero che vediate. Abbiamo di tutti i tipi per tutte le salse. Possiamo scegliere tre tipi di microfoni: un dinamico, un condensatore, un ribbon. Poi abbiamo il controllo: possiamo equalizzare il nostro microfono, scegliere se tenerlo al centro del nostro cono virtuale o lontano e dargli un volume. Insomma, possiamo fare quello che vogliamo col nostro suono. Infine, un'altra bella figata è che una volta che salvi la tua patch, puoi condividerla sull'Architect Community, dove tutte le persone che utilizzano questi sistemi possono condividere i propri suoni e scaricare i suoni degli altri. Una bella situazione di sharing, una figata. Bene, andiamo a ascoltare, facciamo un giro di suoni e poi magari farò dei video dedicati per ogni singolo canale. Intanto facciamoci un giretto. Il primo suono è un clean warm e abbiamo come effetti un tremolo, un delay a nastro e un reverbero molto gonfio. Molto molto bello. Larghissimo. Thank you.
bel suono. Andiamo avanti, sentiamo un Clean Bright, secondo me più adatto per il funk, essendo un po' più squillante. Io qui ho utilizzato un phaser e un reverbero da stanza. Sentiamolo subito. Alziamo un pochino il phaser nel mix. Cambiamo pick up. Risponde molto bene al cambio pick up. Sentiamolo anche con un arpeggio. Il pick up al ponte. Centrale. E manico. Bellissimo. Andiamo avanti e sentiamo il crunch. Adesso cambiamo un po' i microfoni. Questo è un suono classic rock. Molto in stile AC/DC, Led Zeppelin, una figata, mi piace moltissimo. E sentiamo i microfoni. Adesso suonerò un riff cambiando i tre microfoni. Partiamo dal Ribbon. Sentiamo il condensatore. E infine il dinamico. Molto bello, è un crunch veramente dinamico. Veramente bello. Andiamo avanti, spostiamoci sui toni un po' più hard e sentiamo. Rimetto un ribbon e adesso ci facciamo un giro di casse con il suono super crunch. Sentiamo. Questa era una 4x12 Classic, sentiamone una 4x12 Modern. Sentiamo una 4x12 oversized. Un po' più ciccia. Gran bel suono, mi piace moltissimo. Andiamo avanti, sentiamo l'OD1 che è un bellissimo suono adatto sia per parti solistico, per ritmiche. Thank you.
davvero bello. Inseriamoci un effetto tipo l'auto wah. Lo attivo. Un po' basso, lo alziamo. Fighissimo, e sentiamo l'ultimo, che è l'OD2, il più ignorante di tutti. Bellissimo, davvero metallaro. Ok, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo la prossima settimana in diretta sul mio canale Instagram cosmos-musician e ascoltiamo un po' di suoni e vediamo di discuterne insieme. Vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio, state in salvo e rock and roll. Ciao!